E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del vostro Urgent. Oggi vi faccio un riassuntino delle nuove missioni cooperative vita da super yacht che hanno messo con l'aggiornamento lo Santo Summer Special. Allora, come vi sto facendo vedere, per avviarle dovete andare in cabina dal comandante. Dopodiché le missioni sono 6, iniziamo dalla prima. Ok, fuori bordo, questa missione secondo me è la più noiosa di tutte. Comunque dovete andare in centro dove c'è Vespucci Canals e uccidere dei corrieri e rubare una valigetta con dei documenti. Dopodiché ragazzi andate nel porticciolo vicino e distruggete tutte le imbarcazioni. Andateci giù pesante di bombe adesive fino a finire la missione. Poi abbiamo il recupero. Allora, in questa missione, ragazzi, dovete andare a prendere delle casse in fondo al mare, in una piattaforma abbastanza vicino al vostro yacht, e avrete la possibilità di utilizzare dei respiratori che vengono forniti automaticamente a inizio missione. Ma non è finita, perché poi dovete andare a salvare il capitano e la barrista combattendo con ondate di nemici. State attenti perché le vite sono limitate e quindi una volta che morite, se poi non ci sono più vite disponibili, avete finito e dovete fare gli spettatori. E passiamo alla terza missione. Secondo me questa è una tra le più belle perché dovete utilizzare il Tula, che sarebbe quell'aereo che raccoglie l'acqua e poi la scarica spegnendo gli incendi. Dovete andarlo a rubare all'aeroporto. Ragazzi, il Tula non è per niente facile da guidare perché ha la manovrabilità di un elefante e poi dovete fare rifornimento di acqua prima di andarla a sganciare sugli incendi. La missione successiva, sotto zero, secondo me è abbastanza facile. Dovete semplicemente distruggere dei condizionatori sul tetto di un palazzo, ovviamente pieno di nemici, quindi state attenti a non morire, e poi completate il tutto andando a consegnare un furgone. Ma veniamo alle missioni belle. Bon Voyage praticamente è una sopravvivenza sullo yacht coinvolto in una tempesta perfetta, quindi ci saranno nemici che vengono a uccidervi con elicotteri e motoscafi assaltando la barca, e mi raccomando, restate vivi perché poi dovete fare l'ultima missione. Il D-Day ragazzi, il giorno più lungo, l'ultima delle 6 missioni, vi vede alla guida del Kraken, il sottomarino che non si è mai visto in nessuna missione, che vi serve per arrivare allo yacht del boss nemico e ucciderlo prima che scappi col suo elicottero. Se avete uno yacht ragazzi, io vi consiglio di farle assolutamente queste missioni perché sono divertenti e anche originali. E poi soprattutto sbloccate il completo speciale del capitano che fa sempre la sua figura. Ok, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti, attivate la campanella e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, bella dal vostro Urgent!